Un importante protocollo per la legalità e parlare di giustizia, dottor Rizzo, è un argomento quotidiano che interessa tutta la collettività. Ecco, ma qual è il messaggio che si vuole lanciare in questa giornata? Il messaggio è molto semplicemente che in progetti di questo tipo, se tutti gli attori della giurisdizione cooperano al fine di rendere fattive iniziative anche in collaborazione con la società civile, con le scuole del circondario catanese che rispondono sempre con grande entusiasmo a questo tipo di iniziativa, abbiamo una comunità migliore dove vivere. Questo va a vantaggio non solo degli attori della giurisdizione, ma anche di tutte le persone che vivono a Catania e nel circondario di Catania. Abbiamo anche una grande richiesta, devo dire, da parte delle scuole, delle famiglie, e le cito anche solo un sondaggio che c'è stato recentemente che diceva che rispetto alla recrudescenza di determinati fenomeni criminali, una delle risposte che secondo la cittadinanza il 48% degli italiani per la precisione pensa si possano dare è maggiore educazione civica delle scuole. Un progetto di questo tipo vuole portare avanti iniziative di questo tipo. Con la legalità, ma la difficoltà a volte nel poterla applicare da parte dei magistrati? La difficoltà, ecco, come dire, il bello e il brutto del nostro lavoro, la difficoltà dei magistrati, la difficoltà degli avvocati, la difficoltà dei notai che si trovano di fronte a queste grandi e piccole sfide quotidiane nell'applicazione delle regole. La perfezione non esiste, noi dobbiamo cercare di tendere verso una società, una comunità migliore dove le regole di convivenza civile possano aiutare tutti a stare tutti insieme meglio. È uno sforzo quotidiano, è anche una sfida, in fondo è anche un po' il bello di questa iniziativa. Ecco, qual è l'elemento caratterizzante? Cosa potrebbe effettivamente dare quell'input per risolvere certi problemi? Un maggiore impegno da parte di tutti. Non può partire solo dall'alto, parte anche dal basso, quindi non è solo una questione di iniziative che possono essere assunte da un ufficio giudiziario, da un consiglio dell'ordine, da un consiglio notarile, parte in fondo dal comportamento anche di tutti noi. Le faccio un esempio che riguarda la città di Catania. La pulizia di una città non è solo un problema della nettezza urbana o dei servizi del comune che passano per la raccolta dei rifiuti, è anche un problema di educazione delle persone, di avere maggior rispetto e amore per la propria comunità. In questa sinergia tu puoi ottenere qualcosa di meglio, qualcosa con il quale tutti possono vivere meglio insieme.